Ti amo Gargano. Benvenuti alla 18ª puntata della Domenica del Gargano. In questa domenica 13 marzo, come vedete, nuovi ospiti e nuovi argomenti. Amici che ci sono venuti a trovare qui nei nostri studi di TV Gargano a San Giovanni Rotondo per essere in loro compagnia e farvi compagnia in questa domenica di metà marzo. Iniziamo subito con il salutarvi i nostri ospiti. Partiamo dall'avvocato Pinuccio Villani da San Marco Ilamis. Grazie avvocato e benvenuto alla Domenica del Gargano. Grazie a voi. Poi abbiamo la presidente di un'associazione Nord Walking e Trekking di San Giovanni Rotondo, Aurora Miscio. Grazie e benvenuta presidente. Grazie a voi. È un artista che viene a trovarci da San Nicandro Garganico, lui è Micasa. Grazie Micasa e benvenuto anche a te alla Domenica del Gargano. Grazie a te Luigi, grazie a voi. Ecco, iniziamo subito con anticiparvi gli argomenti di questa domenica. Parleremo di legalità e di pubblica amministrazione con l'avvocato Villani, poi parleremo dell'associazione Nord Walking e Trekking di San Giovanni Rotondo con la sua presidente Aurora Miscio, quindi parleremo anche delle attività che svolgono come associazione e poi l'intervista all'artista locale Micasa, che porta avanti un genere musicale, il pop reg rivisitato, che sarà tra gli ospiti della nuova trasmissione Gargano e Daunia in onda proprio su TV Gargano, che vedrete già nei prossimi giorni. Iniziamo quindi da Pinuccio Villani. Allora, avvocato, diamoci del tu perché comunque ci conosciamo e quindi possiamo farlo benissimo. Con te gli argomenti sono due, ma molto importanti, perché uno è anche ecco, il sinonimo e significato di importanza dell'altro, ecco, una bisettrice dei due, legalità e pubblica amministrazione. Quando parliamo di legalità e di pubblica amministrazione c'è un nesso, la legge dice sì che deve esserci, però oggi il problema di tante pubbliche amministrazioni è proprio la legalità. Prego avvocato. Allora, buonasera e grazie per l'invito e per darmi l'occasione di fare qualche riflessione insieme su questo termine legalità, che è un termine grandissimo. E renderlo in qualche minuto chiaramente non è possibile, però possiamo fare qualche riflessione insieme, certo. E qualche riflessione che la possiamo applicare anche alla pubblica amministrazione in modo particolare. La parola legalità richiama la legge, norma, regolamento e è un richiamo fondamentale, perché una comunità che insiste su un territorio, quale può essere San Marco, può essere la Regione Puglia, può essere lo Stato italiano, può essere il mondo, ecco, se non è regolato dalla legge diventa una giungla, per cui prevale la legge del più forte. Allora la norma, la legge e quindi il vivere la legge e la norma attraverso la legalità, cioè attraverso l'educazione del cittadino e della pubblica amministrazione a vivere la norma, quindi diciamo contribuendo con il proprio comportamento a incrementare il rispetto delle regole per il bene comune. Quindi legalità, legge. La legge non è un'imposizione, la legge non è un obbligo, la legge non è una violenza, prima di tutto è una necessità. Per capirci meglio, immaginate una città senza segnaletica stradale.
che cosa sarebbe? Una giungla. Una giungla dove ognuno fa quello che vuole. Ora, se questo ragionamento è a vantaggio e per il cittadino, perché la legalità è perché possiamo vivere nella civiltà e vivere soprattutto insieme. Ora, se questo vale per il cittadino, immaginate un attimo quanto può valere per la pubblica amministrazione, che è, deve essere rispettosa della legge e a sua volta produrre legge. Immagino un'ordinanza del sindaco che vale per tutti i cittadini. Quindi la credibilità di una pubblica amministrazione sarà tanto più forte, tanto più alta, quanto maggiore sarà l'esempio di legalità che la pubblica amministrazione darà. Avvocato, però diciamo quello che stai dicendo è assolutamente giusto, è la norma. Per oggi è questo concetto che stai dicendo, come si sposa con la realtà? Ecco, adesso tocchiamo un tasto dolente. Si sposa male, perché io immagino in questo momento, cioè, quanti consiglieri comunali conoscono, per esempio, il decreto legislativo 267 del 2000, che regola testo e identifica degli enti locali. Esatto, che come dire, regola il comportamento, disciplina comportamento degli appartenenti degli organi amministrativi e comunali. Ora, come si può osservare una legge se non la conosco? E se non la conosco, c'è un altro pericolo ancora più grave, che può essere prima a commettere qualche cosa non solo devi fare. Che no? Io agisco secondo la mia visione, certo, interpretazione personale, rifacendo no? L'esempio della segnaletica. Noi tutti, chi ha la patente va a fare il corso per prendersi la patente, quindi certo, per conoscere la segnaletica, e se io non la conosco non solo non potrò applicarla, ma addirittura farò quello che la mia intelligenza, la mia capacità, che a volte può essere super, ma tante volte può essere anche... Quindi rappresentare un pericolo per se stessi e per gli altri. Un pericolo per sé e per gli altri. Quindi voglio dire che la pubblica amministrazione oggi, sotto questo aspetto, mi viene un altro esempio, per esempio il procedimento amministrativo, sì, o l'accesso agli atti, ha una durata, quanti, no? Quanti amministratori che sono stati candidati, sono stati eletti, e poi di tutto questo ne sono a completo digiuno. Esatto. Ora dico, come si fa ad applicare la norma se non la si conosce? Questo è vero punto, avvocato, che impantana le attività di tante amministrazioni locali, e che lì c'è il vero, ecco, hai toccato il vero punto proprio principale del malfunzionamento delle pubbliche amministrazioni in Italia, non solo nei comuni, insomma, dove noi viviamo. Certo, anche perché poi quando si verificano queste situazioni, che sono abbastanza comuni, bisogna affidarsi ai tecnici. Certo. Ma i tecnici sono tecnici. Non sono politici. E non sono politici. Come politici non sono tecnici. E non rispondono alla politica, alla comunità, assolutamente alla no. Politica e quindi alla comunità. Esatto, ma rispondono agli indirizzi di legge, insomma, alle normative. Bene. Grazie avvocato, sicuramente è una materia che necessita di vari approfondimenti, so che è difficile poter si esprimere in poco tempo, però una professionista come te era logico, insomma, grazie, ci aspettavamo Luigi. Questo, grazie. Grazie a Pinuccio, grazie. Magari nelle prossime settimane, se riusciamo, possiamo toccare ancora un altro argomento, sempre legato alla legalità, però da un punto di vista, ecco, dei cittadini, cioè molte volte noi interpelliamo, ecco, la pubblica amministrazione, ci rivolgiamo alla pubblica amministrazione e vediamo il non funzionamento o il mal funzionamento della pubblica amministrazione, però molte volte ci chiediamo perché anche i cittadini e per come mai i cittadini molte volte non rispondono a tanti loro obblighi civici e morali. Luigi, scusa, prego. Volevo aggiungere questo, che quando sia il sì della pubblica amministrazione al cittadino, sia il no, quando sono motivati bene,
producono bene entrambi. Certo. Anche quando si dice al cittadino che quella pratica oppure quella licenza non è possibile, bisogna motivarla, e la si motiva bene, il cittadino di intelligenza ne ha tanta per capire. Molte volte non si ha questa capacità e passa come arroganza della pubblica amministrazione, esatto, oppure come diniego non motivato. Esatto, magari proveremo una puntata su vari esempi, magari anche con vari cittadini che hanno avuto delle situazioni particolari in trasmissione. Quindi, avvocato, puoi preparare una puntata con questi argomenti, con vari ospiti, temi entro fine edizione. Ne parleremo, perché con la giustizia, la pubblica amministrazione sono temi molto interessanti da parte, diciamo, di chi ci ascolta, insomma, dei cittadini. Grazie ancora all'avvocato Pinuccio Villani. Andiamo avanti con una nuova ospite, parliamo di mondo associativo, di associazionismo, volontariato e soprattutto di promozione sociale e territoriale, con la presidente dell'associazione Nord Walking e Trekking di San Giovanni Rotondo, intitolata Michele Cirella, la sua presidente qui ospite, Aurora Miscio. Grazie Aurora ancora per essere venuta alla domenica da quella parte. Grazie a voi per avermi invitata. Assolutamente, è un piacere. È stato un piacere anche nostro, perché è giusto che queste attività vengano conosciute un attimino un po' sul territorio. Perché l'attività, ecco, che ha come protagonista il territorio e i suoi abitanti. Ecco, questa è un'associazione che nasce quanto tempo fa e perché? Allora, la nostra associazione è nata da uno studio voluto proprio dall'ASL, che mirava a studiare i benefici del Nordic Walking, la camminata nordica praticamente, sulla popolazione dopo i 50 anni. Adulta. Adulta, sì. Questo studio è stato commissionato a Michele Cirella, a cui è intitolata la vostra associazione, sì. Purtroppo era appena terminato lo studio, doveva essere presentato lo studio all'ASL, che Michele Cirella è morto improvvisamente di un infarto. E i membri di questo gruppo si sono trovati un attimino un po' spaesati senza il fautore dell'iniziativa. Però dopo il primo momento di smarrimento si è deciso che doveva continuare, e avete intitolato a lui ognuno di l'associazione. Noi aveva visto dei benefici come abbassamento del colesterolo, abbassamento del diabete, eccetera. C'erano dei benefici oggettivi che ognuno di noi ha riscontrato. Quindi allora ci siamo costituiti come un'associazione amatoriale, sportiva, e precisamente il 16 febbraio del 2015, regolarmente registrati al registro regionale delle associazioni, regionali dell'associazione, al registro Manfredonia, perché noi siamo un'associazione proprio registrata a tutti gli effetti, facciamo un tesseramento a tutti i soci. Certo, come tutte le associazioni regolari. Ecco. Sì, siamo 55 soci. Ecco, Presidente, quali sono le attività che voi svolgete con la vostra associazione? Ecco, allora, delle attività tipo, per rendervi idea. Attività tipo, il nostro scopo è proprio letteralmente tirare giù dal divano, dalle poltrone, le persone. Quindi sentite voi che state sul divano in questo momento e che ci state guardando. E portarli a camminare in natura. Le nostre uscite sono tre volte a settimana. Ah, tre volte a settimana. Tre volte a settimana, facciamo martedì e giovedì pomeriggio dalle 3 in poi, in periodo invernale, in periodo estivo tardiamo un attimino. Certo. E il sabato mattina. Però oltre questo siamo impegnati anche in alcuni avvenimenti che si svolgono soprattutto a San Giovanni Rotondo, come la Notte sotto le Stelle. Sì, un'iniziativa che a Monte Calvo ogni anno si viene svolta. La passeggiata a San Camillo del 1° maggio, la passeggiata della pace, poi facciamo anche uscite fuori extraregionali, e in più devo dire che nel nostro piccolo, con i nostri budget molto limitati, certo, noi di autofinanziamento, ci autofinanziamo, autotassiamo con il tesseramento,
Abbiamo aiutato anche quando è stato possibile, quando c'è stato il Covid abbiamo donato a Casa Sollievo un respiratore, adesso ultimamente per la guerra in Ucraina abbiamo fatto un carico di viveri da mandare in Ucraina, quindi come possiamo cerchiamo di impegnarci socialmente. Sul sociale, ecco. Sì. Presidente, magari c'è qualcuno che ci sta ascoltando questa domenica che potrebbe essere interessato a poter partecipare alla vostra associazione. Come può fare, a chi può rivolgersi? Allora, noi siamo presenti sui social tramite Facebook, Instagram. Come si chiama la pagina? Con il nome del nostro gruppo, Associazione Nordic Walking e Trekking Michele Cirella. Bene. C'è il mio numero di telefono anche. Quindi possono contattare telefonicamente o mandare un messaggio per potersi iscrivere. Oppure un messaggio, poi vedo che ultimamente sono abbastanza conosciuta su San Giovanni Rotondo. Adesso anche su TV Gargano. Non so. Grazie alle iniziative che facciamo, certo, e che speriamo di continuare a fare, perché, certo, noi vorremmo continuare a fare tanto. Vorremmo un po' di aiuto di più dalla parte delle istituzioni, però non ce ne sono. Ma ecco, ne abbiamo parlato prima con l'avvocato. Ecco, molte volte le pubbliche amministrazioni si impantanano proprio nei loro meandri delle situazioni. Dispiace perché è un'attività che abbiamo visto che su San Giovanni ci sono parecchi gruppi. Sì, ma in questa realtà ci sono tantissimi gruppi. Ma non solo su San Giovanni, in tutti i Gargano. Sì, sono tanti camminatori che svolgono ogni domenica, per esempio, dei gruppi organizzati anche a livello regionale. Ogni domenica fanno degli itinerari proprio per la scoperta del territorio pugliese, diciamo territoriale. Ecco, noi nel nostro piccolo quello che possiamo fare, e facciamo molto volentieri, il nostro compito nella come piccola TV di fare servizio pubblico, quando volete venire per promuovere le vostre attività in procinto di qualche vostra manifestazione, noi siamo sempre disponibili. Se mi permetti un'ultima, prego, cosa che vorrei aggiungere, fare questa attività, oltre ai benefici salutari, fisici, salutare, e anche psichici, perché anche la mente, certo, gode. Però è anche una riscoperta del nostro territorio, che, bravissimo, ci siamo resi conto che molti non conoscono. Non conosco. E noi abbiamo un territorio tutto da scoprire. È unico sotto molti punti e aspetti. Sotto molti aspetti, soprattutto morfologici. Morfologici, esatto. Ma proprio di questo che stai dicendo, ecco, di questo territorio da alcuni punti di vista unici, morfologici, andremo in onda dalla prossima settimana con una nuova trasmissione che si chiamerà Gargano e Daunia, in cui racconteremo alcuni paesi del Gargano e della Daunia con gli attori dei territori, quindi con le proloco, con gli operatori turistici, con gli imprenditori, con le guide turistiche e gli artisti, quindi di cui uno abbiamo ospite questa domenica nella puntata in cui parleremo di San Nicandro Garganico. Quindi la vostra è un'attività comunque che è in linea con la promozione, che dicevo prima, turistico, sociale e territoriale. Grazie ancora. Grazie a te Aurora, venite a trovarci quando volete, noi siamo senz'altro a disposizione. Adesso andiamo avanti con l'ultimo ospite di questa domenica. Come sapete voi amici della Domenica del Gargano, ci interessa ogni domenica intervistare e dare voce ai vari artisti del nostro amato Gargano, che sono i cantautori, i poeti. Settimana scorsa c'era il presidente dei poeti del Gargano, e questa settimana c'è Micasa, un giovane artista locale che viene da San Nicandro Garganico. Lui, dicevamo prima, ecco, produce una musica pop reg rivisitato e sarà tra gli ospiti della nuova trasmissione Gargano e Daunia, quando parleremo della sua città San Nicandro Garganico. Micasa, bentornato alla Domenica del Gargano. Grazie al pubblico a casa, un saluto, è sempre un piacere essere qui in studio con voi, Luigi. Bene, il piacere è nostro. Come dicevo, sarai tra gli ospiti della nuova trasmissione Gargano e Daunia, che avrò il piacere di condurre qui su TV Gargano, una nuova trasmissione in cui andremo a promuovere i territori del Gargano da un punto di vista turistico, territoriale, a livello di tradizioni, ma anche intervisteremo tanti artisti del territorio. Tu sarai ospite nella puntata di San Nicandro Garganico, no? Onorato, la tua città. Sempre, naturalmente. Io sono felicissimo anche perché vedo una certa attinenza dagli ospiti che ci sono attualmente qui in studio, e anche ciò che mi riguarda, perché la musica può essere anche, diciamo, come posso dire, è una sfera che raggruppa tutti i settori, quello giudiziario, quello della natura naturalmente,
E racconta quindi, il territorio, come stai facendo tu, esatto, no? Perché tu racconti il Gargano con le tue canzoni. Esatto, andiamo proprio a chiudere il cerchio, un bel cerchio. Perché... E questo è il cerchio che noi da 18 domeniche portiamo tutte le domeniche su TV Gargano con la Domenica del Gargano. Quindi, ecco, fare rete, fare sistema, significa proprio quello che stai dicendo. È bellissimo, è comunque una sorta di magia, è una sorta anche di... invogliare, perché con la musica possiamo anche farlo, in senso invogliare anche al comportarsi in una maniera adeguata, civilmente, a conoscere determinati posti e anche, perché no, anche dire quello che... Trattare comunque, temi sociali importanti. Esatto, cosa che ho fatto con l'ultimo brano che viene intitolato Il ricco e il povero. Ed è un brano che comunque, insomma, invito a tutti e anche il pubblico a casa di seguire anche dove il canale. Dove possono sentire, seguire i tuoi brani, ecco? Oh, su YouTube, naturalmente, potete trovarmi anche su Spotify, però su YouTube se digitate Samen Mi Casa, che è il nome completo. Samen Mi Casa. Samen Mi Casa. Troverete il mio canale con tutti i video musicali, i brani anche, e sono partito col progetto della valorizzazione del Gargano, come tu ben sai Luigi, per poi comunque cambiare anche altri temi che sono anche quelli sociali, quelli diciamo che tutti noi ogni giorno siamo costretti anche a sopportare. Assolutamente. Ecco, come mai è nata in te l'idea di fare del tuo territorio, quello del Gargano, uno stimolo musicale? Sono onorato di essere parte del Gargano, perché il Gargano è una sorta di luogo dove c'è una magia, e non mi so spiegare il perché, però è una sorta di magia dove viene raggruppata qui. E non sto scherzando Luigi, perché sono stato all'estero, in Inghilterra, e effettivamente il Gargano quando va a mancare e hai voglia di fare nella tua città, nella tua terra, lì diciamo capisci che il posto tuo è quello. Quindi io l'ho fatto in maniera musicale, naturalmente. Certo, vabbè, nel settore che stai operando, insomma. Quindi, comunque ripeto sempre che ci sono tanti altri artisti che sono fantastici. Io lo ripeto sempre in qualsiasi intervista che io sono felicissimo di essere ospite, ce ne sono tanti altri che raccontano. Assolutamente, ricco. Anche noi nella nostra trasmissione comunque sono venuti tanti ragazzi, anche persone più grandi che esercitano questa attività. Per esempio abbiamo anche intervistato un gruppo Sud in Folk di Monte Sant'Angelo, sono 20 anni che suonano e sono in attività e hanno portato le musiche del Gargano in tutta Italia. Esatto. Scusami se ti ho interrotto, ma proprio per testimoniare quello che stai dicendo. Puoi, perché anche perché meritano, fanno da tanti anni, io faccio da 2 anni musica, quindi cioè da piccolo però 2 anni cantautorale, e cioè. Quindi esatto, loro sono veterani della musica, sì. Quindi da tenere il rispetto totale per queste persone qui, assolutamente, esatto. Sì. Allora tu ci porti questa domenica, canterai in studio un tuo pezzo che è Welcome to Favelas. In poche parole, prima di ascoltarti qui live in studio, di che cosa parli in questo pezzo? Allora, Welcome to Favelas è parte del CD di nome This is Mi Casa, che viene praticamente è l'insieme di tutto il Gargano e di tutta la Puglia. Infatti comincia con Welcome to Gargano per finire con Non venite in Puglia, quindi prende poi tutta la Puglia. Quindi Welcome to Favelas itinerante. Esatto, cioè proprio è Welcome to Favelas, praticamente racconta i pro e i contro di questo territorio. Di questo territorio, politicamente parlando, non sempre naturalmente, perché comunque c'è anche una politica sana. Certo, mai generalizzare e fare di tutto un erbo un fascio. Esatto, mai. Però c'è da dire anche qualche volta, assolutamente. E quindi lì non vado a sottolineare nell'esatto, però vado a far tocchi capire quel che tema. C'è, esatto, tocchi c'è quel qualche tema. Esatto. Beh, allora, se tu sei d'accordo, vogliamo ascoltarti qui nei nostri studi della Domenica del Gargano con il tuo pezzo Welcome to Favelas. Prontissimo, sempre pronto. Samen, terra mia, mi piace come mi tratti, bella mia.
pagato già 3000 night. Ricordati che per restare qui ci devi solo fight. Ricordati che la gente per restare qui si deve accontentare. Ma ricordati pure, non le cinture, qui non usiamo neppure fatture. Qui la fattura è medicatura, qui la natura figurati cura. Ma se la fuma, chi la consuma, via come pane, come l'alta mula. Sala cadula, magica bula, vieni bimbo di bimbo. Terra mia, mi piace come mi tratti, bella mia. Ma a volte la gente non mangia come la mafia che chiede favori. Se tu li neghi ti chiudi ben fuori, a volte fai male ci trovi dei fiori. A fianco alla porta dei benefattori, allora è mia. Sta terra pare bella ma non viva, perché ormai è governata da politica senza ritegno. Ruba una manca, non danno sostegno, ma la mia gente rimane qui dentro, perché natura qui c'è l'epicentro. Non ho mai visto una terra così, con montagne, colline, terre coltive, mare, libertà. Welcome to favelas, welcome to favelas, Yagamanna. Questa è la terra dimenticata, ma più ricca già. Allora stop, stop, stop e amala. Questa è la terra di mezzo, allora tu coltivala. Allora come, come, come e vieni qua. Welcome to Garganistan, ripeto tu Garganistan. Benvenuto nel Gargano, terra sud, la terra dei sogni dove la rapina è il primo mood. Io te lo consiglio davvero perché noi stiamo già in loop. Allora perché non vieni qui a ballare in Puglia, vieni qui a sudare. Ma ricordati pure, non le cinture, qui non usiamo neppure fatture. Qui la fattura è medicatura, qui la natura figurati cura. Ma se la fuma, chi la consuma, sta come pane, come la tamura. Sala cadula, magica bula, bini bimbo di bimbo. Terra mia, mi piace come mi tratti, bella mia. Ma a volte la gente non mangia come la mafia che chiede favori. Se tu li neghi ti chiudi ben fuori, a volte fai male ci trovi dei fiori. A fianco alla porta dei benefattori, allora è mia. Sta terra pare bella ma non viva, perché ormai è governata da politica senza ritegno. Ruba una manca, non danno sostegno, ma la mia gente rimane qui dentro, perché natura qui c'è l'epicentro. Ecco, con questa esibizione di Samen Mikasa, ecco, abbiamo ascoltato questo tuo pezzo che ci hai raccontato prima e adesso l'abbiamo proprio ascoltato a livello musicale. Ecco. Noi concludiamo questa 18ª puntata e ringraziamo tutti i nostri ospiti di questa domenica. Ringraziamo l'avvocato Pinuccio Villani per averci parlato della legalità e della pubblica amministrazione, ma con lui torneremo una delle prossime domeniche per parlare, faremo una puntata monotematica su questo argomento. Grazie, grazie a voi. Grazie. Poi grazie alla presidente del gruppo Nord Walking Trekking Michele Cirella di San Giovanni Rotondo, Rosa Miscio. Grazie. Aurora Miscio. Grazie, grazie. E poi l'artista locale Samen Mikasa da San Nicandro Garganico che ci è venuto a trovare e ci ha regalato questa sua esibizione in diretta. Grazie Luigi, grazie al pubblico a casa. Bene, noi ci vediamo, se voi lo riterrete opportuno, domenica prossima 20 marzo con una nuova puntata, nuovi ospiti e nuovi argomenti. Ti amo, ti amo, ti amo.